Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Ospite in studio, usiamolo a maschile come tradizione, un avvocato, Stefania Ragaglia, che per poter esercitare a pieno titolo il suo diritto, chiaramente, ha dovuto sostenere ben due abilitazioni. Prego. Esatto, è proprio così. Nel 2017 ho affrontato per la prima volta l'esame di abilitazione da avvocato e sono stata bocciata, tristemente bocciata. E, nonostante questo, ho deciso di fare ricorso al TAR insieme a me e anche altri colleghi e alla fine abbiamo vinto questo ricorso al TAR con anche un secondo grado e Consiglio di Giustizia Amministrativa, solo che nelle more, nel frattempo, abbiamo dovuto sostenere da capo l'esame d'avvocato. E Certo. quindi ci siamo ritrovati poi a giugno del 2019, dal 2017 che provavamo questo esame, a dover sostenere l'orale in teoria per due volte, perché siamo stati promossi con la ricorrezione dei nostri compiti ritenuti insufficienti nel 2017 e poi con la correzione del 2018 siamo stati ritenuti idonei, invece diciamo in teoria a primo colpo. È una storia che non è soltanto mia, anche perché precisi sono del foro di Barcellona, Pozzo di Gotto, e nel mio stesso foro c'è un ragazzo che ha vissuto con me e insieme a me la stessa, diciamo, esperienza poi felice perché per fortuna l'esito è stato positivo, ed è il collega Calogero Pisana, l'avvocato Pisana. In sostanza, qual è la drammaticità dell'esame d'avvocato? La drammaticità dell'esame d'avvocato risiede innanzitutto nel fatto che purtroppo si celebra soltanto una volta l'anno, a dicembre. Quindi il risultato lo si sa ben 6 mesi dopo aver sostenuto l'esame. E quindi c'è il praticante che vive quei 6 mesi nell'assoluta incertezza di quello che potrà essere il suo futuro. E dal mio punto di vista è un esame che andrebbe riformato in molti suoi aspetti, a partire dalle tre prove che ogni praticante nei tre tristi giorni di dicembre deve affrontare, anche perché è un esame che è staccato totalmente dalla realtà che noi praticanti ogni giorno nei tribunali viviamo, perché ci è richiesto di fare un parere di civile, un parere di penale, Certo. poi solo il terzo giorno un atto giudiziario, ma i Perfetto. pareri al giorno d'oggi non se ne fanno più, quindi è un esame totalmente slegato dalla realtà. Ecco, avvocato, però il fatto strano è questo, non è che il TAR ha dato ragione, Alla fine sì. ma alla fine con quegli stessi scritti. E Esatto. quindi cosa, a suo giudizio, che Allora, cavolo è successo? gli scritti non erano sbagliati, Ecco. sono stati ritenuti insufficienti dalla Corte d'Appello di Cagliari, perché Messina nel 2017 era corretta dalla Corte d'Appello di Cagliari, ma diciamo dal punto di vista procedurale, quello che ci ha fatto vincere il ricorso è stato il fatto che nella commissione esaminatrice di Cagliari, al momento della correzione degli scritti, mancava uno degli elementi necessari della commissione esaminatrice, cioè il magistrato nel mio caso. E quindi, grazie a questo che non è un cavillo, attenzione, è un errore proprio di procedura che la Corte d'Appello di Cagliari, che dal mio punto di vista ha fatto in maniera diciamo arbitraria, e quasi vorrei dire fregandosene un po' di quelle che sono le regole invece molto precise della legge che regolamenta l'esame d'avvocato. E quindi, grazie a questo errore della commissione, siamo potuti riuscire a fare ricorso al TAR, a vincerlo in secondo grado e quindi a vederci quei ricorretti compiti, addirittura non più da Cagliari che ci aveva ritenuto insufficienti, ma da Firenze. Accidenti, Un bel che bel giro! giro. Però, Esatto. però alla luce di tutto ciò, scusi se io faccio giornalista, quindi devo È andare in giusto. profondità, mi sembra. Voi che cosa, lei e il suo collega, l'altro, che cosa avete pensato? Che ci fosse una macchinazione contro di Beh, allora, voi? diciamo che in realtà quello che noi abbiamo perso è sicuramente un anno di tempo, Questo un sì. anno di lavoro in più che sicuramente avrebbe potuto farci un po' di bene e effettivamente devo dire che c'è qualcosa che non funziona in questo esame d'avvocato e infatti, diciamo, faccio anche un appello ai colleghi che magari mi staranno ascoltando, se c'è qualche associazione forense che si vuole prendere a cuore questa questione sarebbe bene portarla fino al ministro Bonafede, il quale comunque proprio qualche giorno fa ha Chiaramente chi se lo può criticato, permettere? certo, ha Ecco. criticato l'esame d'avvocato dicendo che è un Chiaro. esame fin troppo arbitrario. Quindi, come dire, forse anche lassù nelle zone
del nostro Parlamento ci sta un attimino interrogando anche su questo esame, che non è un esame, a tutti gli effetti è un vero e proprio concorso, con la differenza che, a differenza di un concorso, certo, siamo dei liberi professionisti e lo stipendio fisso non ce lo garantirà nessuno, mai. Altro fattore importante, e se vogliamo, potrebbe essere anche la beffa, però in senso positivo, che dopo aver sostenuto gli esami, e finalmente questa volta ce l'avete fatta, è arrivata la sentenza del TAR. Che cosa avete provato? Quando no, in realtà la sentenza del TAR è arrivata 20 giorni prima risultato, esatto, ma è arrivata quasi in maniera coincidente con il risultato del nuovo esame. Abbiamo sostenuto l'orale con la commissione che ci avrebbe dovuto esaminare nel 2017 e nel giro di solo un mese siamo riusciti a studiare ben 6 materie, perché l'orale dell'esame d'avvocato è costituito da ben 6 materie, e ad abilitarci con l'orale fatto. Ma la commissione seconda sapeva del vostro caso? La seconda commissione è quella, la commissione del 2018, alla quale noi comunque non ci siamo presentati, perché avendo fatto l'esame con la commissione del 2017 a un mese dal responso positivo, non ci siamo dovuti presentare. Comunque penso che il caso, anzi i nostri casi siano stati conosciuti anche dalla commissione del 2018, che ci avrebbe dovuto interrogare proprio in questi giorni. A suo giudizio e in tutta sincerità, quali sono stati i commenti positivi e negativi nello stesso tempo anche della sua famiglia, del suo ragazzo, beh, e così via? Allora, devo dire che la mia famiglia si è un po' divisa, perché non tutti credevano che io avrei, diciamo, sarei riuscita a superare il ricorso e quindi a ottenere una ricorrezione positiva. Per fortuna poi è accaduto, quindi grande gioia in famiglia. Ovviamente, scusa, ho detto no, ti aspettavi il responso positivo del TAR? Allora, in realtà non mi aspettavo un responso positivo del TAR, anche perché siamo riusciti a superare diciamo una ordinanza di rigetto del TAR soltanto in secondo grado, grazie al Consiglio di Giustizia Amministrativa che aveva rimesso la questione al Consiglio di Stato. Quindi del tutto inaspettato, ed è stato direi provvidenziale in senso positivo. Certo. E quindi abbiamo scoperto anche, ma è possibile, oddio, in Italia ormai purtroppo può succedere di tutto, ma per caso, se per caso incontrate qualcuno della vecchia commissione, che cosa direbbe? Beh, a quelli della commissione di Messina non posso dire nulla, vorrei tanto incontrare invece i componenti della commissione di Cagliari. Sarebbe interessante sapere se hanno mai letto i miei compiti, visto che poi la ricorrezione di Firenze è stata assolutamente positiva, io partivo da voti comunque molto bassi e invece sono riuscita poi a ottenere la sufficienza piena. Perfetto, è già un grosso risultato. Sì, certo. Diciamo, ha inciso nel corso della sua carriera già di questo fatto? Beh, un pochino ha inciso, anche perché io già da praticante, sono una praticante abilitata, vado ogni giorno in tribunale a fare udienze, certo, per il mio studio legale, lo studio legale dove io collaboro, che è lo studio legale Pino di Barciano Pozzo di Gotto, e devo dire che se io avessi ottenuto già l'abilitazione un anno fa, avrei potuto fare delle udienze, ecco, che non posso fare da praticante abilitato, udienze davanti alla Corte d'Appello, udienze davanti al GIP e via discorrendo, e anche nei maxi processi magari, ecco, avrei potuto ottenere chissà magari qualche nomina, si spera che questo avvenga da gennaio in poi. Ecco, alla luce della sua esperienza, non certamente positiva prima, ma poi trasformarsi in un pieno successo, ecco, che cosa può dire, che cosa può ai suoi colleghi, ecco, che tentano questa strada? Ecco. Ai miei colleghi vorrei fare innanzitutto un grande in bocca al lupo, vorrei dire anche di non arrendersi mai, nonostante pure io per prima, dico, questo esame non lo volevo fare nel 2017, anche perché purtroppo era venuto a mancare mio padre all'improvviso da molto poco, però la forza di volontà sono riuscita a tirarla fuori, per fortuna, e a fare dei compiti che poi sono stati ritenuti sufficienti. Ai miei colleghi vuol dire comunque di non scoraggiarsi, perché il più delle volte la bocciatura, diciamo, a questo esame arriva perché i nostri cari esaminatori non leggono nemmeno i nostri compiti e non si immaginano nemmeno a volte il sacrificio che c'è dietro a uno scritto. Noi siamo per lo più numeri, purtroppo, è così all'università e così purtroppo a maggior ragione nell'esame d'abilitazione alla professione forense, che io continuo a pensare che sia un concorso a tutti gli effetti, senza il beneficio dello stipendio pubblico, purtroppo. Avvocato, mi è venuta così guardandola una battutina. Prego. All'inizio proprio di trasmissione ero un po' indeciso se dire avvocato o avvocatessa, come oggi vogliono essere chiamate da buona parte. Ecco, il suo
il suo parere. Anche se sono donna, ci tengo a essere chiamata avvocato perché il titolo è quello di avvocato al maschile. Non sono d'accordo oltretutto a questo nuovo modo di riformare, di cambiare le parole che nei secoli sono sempre state al maschile. Sindaco è maschile, presidente è maschile, anche se ci rivolgiamo a una donna sindaco o a una donna presidente. Quindi va benissimo avvocato, non chiamatemi avvocatessa, grazie veramente, mi fate un favore. Perché mi trovo in imbarazzo, perché no. Non so. No, se si è seguaci della Bondrino o così via. No, non lo sono perché vabbè, la salutiamo cordialmente, certo, ma non siamo, non siamo dei suoi seguaci. Vabbè, prima di concludere, che possiamo dire? In bocca al lupo per la sua carriera. Grazie, lo si nota che è abbastanza in gamba. Grazie. E quindi, bene, mi sembra, dimentico qualcosa? No, nulla. Vabbè, allora cediamo la linea alla regia, grazie. Buona grazie serata a voi cari telespettatori, buon proseguimento con la nostra programmazione.